ti guardo! Sto nel treno dei pendolari che arrivo sempre dopo 2 ore e mezza, la miseria. Musa pilastro, compagna di scena e di vita. Franca Rame è stata tutto questo per Dario Fo, attore e drammaturgo premio Nobel per la letteratura, per decenni al suo fianco. Un'unione burrascosa la loro, un ruolo, quello di moglie che a Franca va stretto. Lei, femminista convinta, donna forte e volitiva, capace di tenere testa all'esuberante personalità del marito. Figlia d'arte di Domenico Rame ed Emiliana Baldini, Franca proviene da una famiglia con profonde tradizioni teatrali, legate in particolare ai burattini e alle marionette. All'inizio degli anni 50 viene scritturata insieme con una delle sue sorelle dal grande Tino Scotti e con lui comincia a lavorare nel teatro di rivista. Conosciuto Dario Fo, lo sposa nel 1954 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio. L'anno successivo nasce il loro unico figlio, Jacopo. Risale al 1958 la fondazione della compagnia Dario Fo Franca Rame, con la quale la coppia girerà l'Italia, ottenendo grande successo. Nel periodo della contestazione sessantottina, Franca esce dal circuito teatrale istituzionale e fonda il collettivo Nuova Scena. Di lì a poco lo abbandona per dar vita a un nuovo gruppo di lavoro, la Comune. La compagnia recita nelle case del popolo, nelle fabbriche, nelle scuole, affronta palcoscenici inediti, interpretando spettacoli di satira e controinformazione. Morte accidentale di un anarchico, Non si paga e soprattutto Mistero buffo, recitato in gran parte in Gran Melò, sono soltanto alcuni dei testi portati in scena e resi celebri dall'attrice e da Dario Fo. Volitiva, determinata, politicamente impegnata, Franca Rame non nasconde le sue fragilità. Nel 1975 racconta nel monologo Lo stupro l'esperienza della violenza sessuale che molti anni dopo svelerà di aver subito in prima persona. Nell'anno 2006 si candida al Senato, eletta con l'Italia dei Valori, e vi resta sino al 2008. Con il marito, siamo al 2009, scrive la sua autobiografia, nella quale si racconta come in un testo della commedia dell'arte, nel titolo l'essenza di Franca, che ha voluto chiamare la sua storia una vita all'improvvisa. Sabrina Rappoli, Sky TG 24. Tranquille, perché so esattamente come ci si deve rivolgere ai giovani.